Alessia Gambino, esperta sicurezza di Cybex. Siamo in un momento storico nel quale è entrata in vigore una nuova legge, si parla di dispositivi, sensori. Ci spieghi un po' qual è lo stato dell'arte oggi? Allora, lo stato attuale ci dà questo obbligo, quindi tutti i genitori dei bambini dalla nascita ai 4 anni devono munirsi di un dispositivo che può essere integrato al seggiolino o esterno, devono quindi avere questo dispositivo in auto sul seggiolino che deve indicare la presenza del bambino all'interno dell'auto. Deve avvisare il genitore tramite un segnale che può essere visivo o luminoso, tramite un cellulare, una connessione Bluetooth, quindi le tipologie sono diverse. E deve essere in grado di attivarsi in totale indipendenza, autonomia, e deve, se dotato di batteria, essere in grado di indicare la carica della batteria sul dispositivo. È una normativa particolare, una normativa che ha creato tanta confusione nei genitori, molto impanicati. Quale sarà il dispositivo giusto? Quale devo utilizzare? È una scelta. Oggi quello che serve per un dispositivo, per il genitore, quello che il genitore deve notare è che il dispositivo che sta andando ad acquistare abbia un certificato, un'autocertificazione di conformità. Questo è l'unico requisito richiesto, quindi quello che più si avvicina alle vostre esigenze lo stabilirete voi, insomma, in base ai vari stili di vita. All'interno di questo panorama, dove c'è una legge che comunque lascia molto spazio anche alla libera interpretazione, Cybex è stata un po' un'antesignana perché ha creato un prodotto che di fatto è un unicum ed è un precursore. Esattamente, e si è ha creato un prodotto molto prima dell'arrivo di questa normativa, di questo obbligo, un prodotto integrato al seggiolino, quindi un sensore, il sensor safe integrato nel seggiolino, che va a rivedere la sicurezza del seggiolino stesso a 360 gradi. Questo è un passaggio molto molto importante, perché con l'obbligo e quindi la partenza delle multe, no, delle sanzioni, si è perso il focus principale, quindi la sicurezza offerta dal seggiolino. Cybex con il suo dispositivo va ad avvisare il genitore su diversi argomenti, quindi lo avvisa in caso in cui la temperatura in auto sia troppo alta, troppo bassa, lo avvisa se il bambino si sgancia le cinturine mentre siamo in marcia, ci avvisa nel momento in cui è il momento di fare una pausa, ci guida nell'installazione corretta. Quindi va veramente a proteggere il bambino a 360 gradi. Oggi parliamo di sensori sui seggiolini auto, ma quale sarà il futuro prossimo di questo settore del mercato dei seggiolini auto? Allora, sicuramente parliamo dell'Italia, tutte le aziende si adegueranno a quelle che poi sono le caratteristiche descritte nel decreto, che comunque può essere sostanzialmente modificato, quindi rivisto, e il trend è quello, quindi la linea da seguire sarà quella, tutti i seggiolini saranno dotati di un dispositivo appunto integrato o un accessorio a parte.